Ma io direi veramente di sì, molto orgoglioso di aver preso questo premio di Viviani, un premio che ci rafforza sul lavoro che stiamo facendo. Al Casus Veneti il solido oro, primo premio come formaggio duro sui 10 mesi, quello che è la storia del solido oro, si ripete oggi con questo premio. Premio importantissimo, premio fatto da questa accademia, e siamo orgogliosi di essere arrivati, no, su questo. Ma più, a parte l'orgoglio, questo ci porta a essere ancora più convinti di andare avanti sul lavoro che stiamo facendo. La storia del suo io, che parte molto distante, no, e che dal 1883, due guerre mondiali e qualche altra crisi, ma tutto parte sempre dai campi, dal foraggio, le nostre mucche, come le teniamo, il benessere degli animali, l'essersi con gli animali, perché noi ce li sentiamo compagni nel nostro viaggio di vita, no, su questo. E naturalmente il latte, la lavorazione, i nostri casari, le esperienze di tutti questo tempo e questi anni hanno portato ad avere un prodotto, come il nostro fondatore scrive, un prodotto perfetto. Lo riteniamo che questo sia veramente un prodotto perfetto, uno dei migliori formaggi a pasta dura che in questo momento ci sono. In Italia sicuramente sì, ma vorrei anche dire oltre nel mondo. Il premio Villani, innanzitutto, come ho detto prima, è un premio che è dedicato a questa personalità dell'Accademia, è stato uno dei fondatori, è stato soprattutto un pubblicista veramente importante per tante iniziative italiane, e questo premio vuole cercare di valorizzare tutti i prodotti che sono nel territorio d'eccellenza. Se noi troviamo un prodotto di eccellenza che effettivamente vale la pena far conoscere, divulgare e cercare di diffonderlo bene, noi lo premiamo. Però devo dire che ogni anno c'è una selezione molto dura, con una commissione che valuta tante proposte, però ecco, come quest'anno, l'unico premio dato in Veneto è questo, il formaggio Solido Oro. Beh, credo che nel mondo del latte la filiera sia proprio un po' l'esempio che si deve portare, no? Se pensiamo ai tanti produttori del latte che abbiamo, soprattutto nel nostro territorio, è straordinario appunto quello che si fa e quello che poi viene trasformato dall'azienda come Latteria Soligo, che è un'eccellenza trevigiana. Essere presidente del Coldiretti e rappresentare poi questo ambito qua, soprattutto nel mondo del latte, per me è un orgoglio, che è un prodotto che veramente rispecchia quelli che sono i gusti e, diciamo, è fare impresa nel nostro territorio. Io conosco tanti produttori del latte che sono fornitori del Soligo e sono orgogliosi di fare parte appunto di questa filiera, che è assolutamente un'eccellenza del territorio.